Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Bianco, rosso e verde. In onore dell'Italia facciamo questa ricetta. Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Grazie. E come dicono a Napoli, credo che si dica così, sciue sciue, cioè molto veloce. Allora, circa 400 g di pomodorini che possono essere pachino, datterini, ciliegino, dipende da quello che volete voi. 6 foglie di basilico molto profumato, uno spicchio di aglio, due burratine. Queste non sono mozzarelle, sono proprio burratine. Ho trovato queste pugliesi che sono fenomenali. Ovviamente spaghetti, mezzo chilo perché noi siamo parecchi, sale e olio, e l'olio quello buono. Olio quello buono, l'olio del gruppo Caro. Vi lascio in info box tutte le informazioni per riceverlo a casa a prezzi veramente concorrenziali. E questo olio meraviglioso lo mettiamo immediatamente in una padella. Ce ne vuole un bel po', ok? Diciamo una decina di cucchiai, ok? Allora, poi andiamo a togliere la pellicina all'aglio. Oppela! Ah, mi dimenticavo, vi servirà il bicchiere di un mixer, se lo chiamate così il bicchiere, poi ognuno lo chiama come vuole. Facciamo soffriggere l'aglio insieme al basilico e poi aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà. Quindi li vado a tagliare, ci vediamo tra un attimo. Dopo che l'aglio e il basilico hanno fatto il loro dovere nell'olio, ho aggiunto i pomodorini. Qualcuno l'ho lasciato intero perché così rimane un pochino più fresco il sapore del pomodoro stesso. Poi ho messo due bei pizzicotti di sale. Rendetevi conto che la burrata è molto sciapa in realtà, no? Perché c'è la panna, quindi spegne molto la sapidità. E allora magari cercate di accentuarla un pochino mettendo un pizzichino in più di sale e poi comunque dovete assaggiare. Ora copriamo con coperchio, li lasciamo così a fiamma bassa per 7-8 minuti spadellando, girandoli di tanto in tanto e poi li andremo a frullare, ma vi faccio vedere dopo. Quando vedete che raggiunge questa consistenza, che i pomodorini raggiungono questa consistenza, sono pronti da frullare, quindi li mettiamo tutti dentro al bicchiere del mixer. Una volta inseriti nel bicchiere del mixer, andiamo a mettere anche le burratine, così, e andiamo a frullare il tutto fino a farlo diventare una crema. Eccola qua. A questo punto la lasciamo ovviamente nella padella spenta, senza fuoco acceso sotto, questa cremina. Così poi, una volta che sono pronti gli spaghetti, li andiamo a scolare e mettere qui dentro. Abbiamo scolato la pasta e a questo punto l'andiamo a spadellare ben bene. E ci vediamo per l'assaggio. E ci vediamo per l'assaggio. Ragazzi, guardate che meraviglia. Assolutamente A questo punto le tocca l'assaggio. sì, mi tocca proprio, guardate. Non piangere, eh. Guardate che cremosità. E poi comunque è una Eccolo qua. ricetta semplice. Semplicissima e velocissima. E poi buona, buona. Buona. Dice che è buona, scuote la Si testa, fa sentono così. tutti i sapori. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao!